Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Dopo uno degli ultimi video del pernottamento invernale con Ioni e comunque già altre volte in altri video, in altri social come Instagram, sono stato chiesto un po' su attrezzatura da pernottamento, ma più specificamente di pernotto invernale. Esistono già svariati video un po' su attrezzatura bushcraft o comunque attrezzatura in generale. Comunque pensavo ben che ci stava questo video e ci avevo già pensato, dove parliamo o parlo esclusivamente dell'attrezzatura che porto io di solito per le mie uscite in ambiente invernale, come vedete. E se vi va, restate con me. Buona visione. Allora, parleremo un po' di abbigliamento, di scarpe, poca roba, ma comunque qualcosa dirò. Un po' di shelter, cioè riparo per la notte del dormire, zaini, qualcosa sul cucinare, bere, ovviamente stoviglie, giusto un accenno al primo soccorso e altre cose, attrezzatura un po' varia. Ci tengo a dire che le marche, le ditte oggi, quelle che vi faccio vedere, non c'entrano un tubo, praticamente voglio solo farvi vedere il prodotto che uso, quali, poi non è di grande importanza. E parliamo un po' di un pernotto di una notte, cioè si esce tutto il giorno, cammino ovviamente anche, un po' di camminata ci vuole sempre, il pernotto col mangiare tutto quanto, passare una notte e il giorno dopo si torna a casa. Così ho un po' pensato questo video e l'attrezzatura che porto per una uscita simile. Comunque, se pensiamo ad uscite di 2 o 3 giorni, cambia poco, l'attrezzatura è quella lì, quello posso già dirlo. Cambia ovviamente un po' il pensiero, come si l'atteggiamento verso l'uscita e qualche cosa sull'acqua e il cibo ovviamente cambia. Se no in generale direi che anche per uscite di 2 o 3 giorni o più notti questo va bene, questa attrezzatura. Se poi andiamo già verso 5, 6, 7 giorni, ci avviciniamo a un'uscita di una settimana e più, cambia il contesto dell'attrezzatura che portiamo con noi. Inoltre, vabbè, voglio parlare solo dell'attrezzatura, ma comunque forse mi scapperà anche qualcosa in generale sulle uscite, sui pernottamenti invernali. Inizierei con l'abbigliamento. Sull'abbigliamento c'è tanto da dire, ma forse anche poco, nel senso che esiste già un video esplicito dove parlo di abbigliamento invernale. Il tema dell'abbigliamento, come ripeto spesso, è estremamente complicato, complesso. C'è quello che preferisce roba estremamente tecnica, estrema, leggera, che costa centinaia di euro, e c'è quello che preferisce girare con la giacca di lana vecchia a 30 anni che pesa chili e chili, però si trova meglio con quella. In ogni caso, brevemente, giusto qualche osservazione: quando parto ho sempre addosso molto molto poco, cioè io mi piace anche dire quando parto devo aver freddo. Ho i soliti pantaloni invernali che uso o che usate voi, che vi piace usare. Sotto ancora calzamaglia, così niente, quello me lo porto con me. Mi porto praticamente, se partiamo dai piedi, calzini, calzamaglia e i pantaloni invernali. Mi porto sempre un paio di calzini di riserva che però metto solo la notte, poi prima di andare a dormire. Ho l'abitudine che prima di andare a dormire di cambiarmi completamente per avere roba asciutta. Poi, ovviamente, se avete qualcosa di termico sopra, qualche maglia termica, potete usarla. Io uso di solito una maglia sopra, qualcosa a maniche lunghe o un pile o qualcosa di fine, non troppo grosso. E poi magari, vabbè, un altro
maglione o pile come in questo caso, e sopra di nuovo una giacca. Appunto, quando parto, magari quando stiamo per partire, toglierei la giacca e la metterei, o se ho freddo, poi dopo quando arriviamo a destinazione. Così molto in generale. Ovviamente le cose più importanti spesso le estremità, cioè i piedi, come abbiamo già sentito, mani, testa e vabbè, io aggiungo anche il collo. Non ho quasi mai guanti addosso, non so perché, però se ho dei guanti addosso vuol dire che fa veramente freddo. Ovviamente un grande nemico in inverno è il vento. Possiamo avere meno 5, meno 10 e ci troviamo da Dio, o c'è il video dove faccio un pernottamento con Fede a meno 17-18 e non è che abbiamo sentito quel gran freddo, e ho fatto pernottamenti con più 5, umidità e vento, e ti sembra di sì, congelare dal freddo. Appunto, le estremità importanti, coprire, tenerle calde, testa, mani. Vabbè, io personalmente aggiungo la parte del collo, che per me è importante, non per tutti, e piedi. Indumenti, abbigliamento, shemak per me è un indumento fondamentale e essenziale per l'inverno, perché possiamo usarli in tanti modi diversi, come sciarpa, come per portare della legna, per raccogliere qualcosa. La notte mi copro anche se nel sacco a pelo, in qualche modo formarlo per fare un cuscino, per cucinare a volte come filtro per l'acqua. Il shemak è un oggetto multiuso che d'inverno secondo me ha ancora più importanza che in estate. Appunto, anche un berretto del genere può darsi che, o sembra magari ridicolo metterlo, però quando fa veramente freddo, questo ad esempio strada facendo non lo metto quasi mai perché sudi, è troppo caldo. Quando arrivi in un posto all'accampamento dove fa il pernottamento, poi arriva la notte e fa veramente freddo, un berretto del genere è molto importante perché tiene veramente caldo. Vabbè, non lo porto sempre se so come sono le condizioni e mi aspetto veramente una notte fredda, porto anche con me qualcosa del genere, però sempre come opzione B, cioè cerco sempre di avere una possibilità di mettermi qualcosa in più fino alla fine, cioè prima di mettermi un altro indumento cerco sempre di scaldarmi magari e vabbè, la cosa migliore in generale per l'inverno è attivarsi e non stare fermo e lamentarsi che fa freddo. Muoversi e ti scaldi di nuovo e stai di nuovo meglio. Ok, e scarpe ancora, sulle scarpe che posso dire, ho diverse tipologie di scarpe, ho anche quelle estreme che tutti queste qua, le Sorel, non dico molto, non commento molto, dico solo che tra tutte le scarpe invernali che ho, queste non sono le migliori, anche se può sembrare. Non voglio criticare, non sono deluso, solo che mi aspettavo qualcosa in più. Ho ad esempio scarpe della Salomon che sono molto contento, Salomon Snow Trip, scarpe invernali, modelli invernali della Salomon che uso da 3 anni e sì, sono più soddisfatto di quelle lì che di altre, e se no vanno bene a volte anche scarpe trekking invernali e Gore-Tex, ovviamente con che siano impermeabili. In questo punto, a questo punto magari si possono aggiungere anche leghette che vabbè, sarebbe forse anche verso la fine volevo aggiungere leghette come attrezzatura extra, però forse ci sta qua. Leghette possono far comodo, ma io preferisco prenderle e usarle in primavera con la neve che si scioglie, neve un po' più umida, in inverno o adesso proprio con la neve fresca, quella polverosa, la neve polvere come questa qua,
Non ne vedo quella gran praticità, sempre se i pantaloni però non è che si alzano, coprono bene le scarpe e non si muovono, allora non abbiamo bisogno delle ghette fino a un certo punto. Vabbè, quello dovete vederlo voi anche, o capire quello che va bene a voi. Ecco, dicevo che non parlo molto degli abbigliamento e ne parlo già da minuti. Zaini. Qua vediamo due modelli di zaini, un modello un po' più, non dico antico, ma un po' più vecchio, una roba in pelle, niente di sintetico, stoffa, uno dei miei zaini preferiti, va benissimo anche per l'inverno. Più che la tipologia di zaino è magari importante la grandezza, dai 40-50 litri, massimo 60. 60 è già tanto perché più grande è lo zaino, più tendiamo a metterci dentro la roba e diventa uno zaino da 15 kg facilmente e quello è un po' troppa roba per l'inverno. Dobbiamo cercare di stare leggeri e portare solo l'essenziale. Questo appunto è un modello così, questo è un modello un po' militare, anche se vabbè, militari o no, io li trovo molto comodi. Questo è il Condor Assault Pack, no, Condor 3-Day Pack. Qua c'è roba, un sacco di roba c'è a posto qua dentro. Non entriamo nel dettaglio dei zaini, ovviamente va benissimo anche uno zaino trekking, semplici zaini trekking. Quello che volevo dire ancora importante anche d'inverno, magari non dimenticare un coprizaino come questo da tirare sopra lo zaino. Ovviamente questo colore adesso non sta per niente con questi, ma non è una sfilata di moda. E da un lato per coprire gli zaini se passiamo nei boschi o gli alberi sono pieni di neve, come si vede anche qua. Strusciamo gli alberi e tutto è pieno di neve, così anche lo zaino, e perciò questi fanno comodo, questi coprizaino, e una volta che arriviamo magari a destinazione li possiamo usare in altro modo per inginocchiarci sopra, per mettere sotto questo coprizaini, questo telo e metterci sopra della prima roba, cioè così che se non si bagna, sempre comodi e anche importanti in inverno questi. Una cosa ancora, perché lo zaino è qualcosa per trasportare, ovviamente attrezzatura e oggetti vari. Qua in inverno ho usato, uso a volte anche un tipo zaino, slitta da tirare dietro. Si chiamano pulka, sono praticamente delle slitte arche da trasportare attrezzatura, appunto anche slitte da, vengono chiamate anche tipo slitte da spedizione artica o qualcosa del genere. L'abbiamo già usata, l'ho usata in un paio di volte e l'ho mostrata anche nei video. Cercherò di mettere un'immagine o qualcosa, un pezzo di video e con quella porti ovviamente un sacco di materiale, roba come l'anno scorso la yurta che abbiamo portato e lì avevamo caricato forse qualcosa tra i 30 e i 35 kg solo su quella slitta. E anche in salita, un bel po' di salita, perciò veramente comode e se abbiamo tanta roba, se vogliamo fare chissà che cosa, goderci una bella serata in una mega tenda o che ne so, ci sono tante persone, c'è da portare un bel po' di roba, quelle sono, non dico fondamentali, ma ovviamente molto comode. Shelter o come possiamo chiamare, copertura, riparo per la notte. Allora, qua ognuno può un po' usare, direi, quello con cui si sente più sicuro e comodo. In inverno la soluzione più usata probabilmente è la tenda, come forse d'altronde anche in estate, ma comunque la tenda è
deve essere una certa tipologia di tenda, deve essere una tenda che sui lati, sui bordi, il telo esterno. Questo telo esterno della tenda è un po' più lungo, ha tipo un bordo che possiamo usare in inverno, cioè andiamo a schiacciare un po' di neve sopra, così che è ben coperto dai lati e non entra aria fredda. Comunque deve esserci una buona areazione, una possibilità di cambiare l'aria, come sempre nelle tende. E vabbè, io non sono un grande fan delle tende, io le uso più in estate che in inverno, e a me piace dormire un po' all'aperto con una vista, sì, verso la natura, verso le stelle, verso il cielo. A me piacciono usare i tarp senz'altro, o comunque dormire completamente, bivaccare sotto le stelle, specialmente in inverno con poca umidità e aria più secca. Questo è meno un problema. Non abbiamo l'umidità da sopra che potrebbe darci fastidio, specialmente al sacco a pelo. E perciò tarp, tenda, sacco bivacco, quello lo vedremo dopo, non è adesso proprio un riparo, l'ho messo con l'attrezzatura da dormire, però vedete un po' voi cosa vi piace, importante è quello, scegliere quello con cui vi sentite sicuri. Non è che cambia molto, molti pensano la tenda scalda, la tenda non scalda per niente. Non c'è una differenza di temperatura. Semmai noi scaldiamo un po' l'aria, come sempre, che fuoriesce poi dal sacco a pelo. Forse potremmo avere un grado in più nella tenda che all'esterno, magari due. Non è che possiamo pensare che una tenda sia più calda di magari un telo se dormiamo all'aperto. La gran differenza è tra la tenda e un telo, e così, che la tenda è semplicemente più sicura, ci protegge più dalle intemperie fuori, vento eccetera. E è quella la gran differenza tra un telo e la tenda. Col telo dobbiamo veramente fare attenzione alla scelta dell'accampamento, del campo, del posto, il vento magari anche. Sicuro, importante ovviamente, e sapere come farà il tempo, come sarà il tempo, cioè quello gli cambia tutto un po'. Con la tenda forse è un po' più facile, non così importante dove la scelta del posto, ok? Quella sicuramente è la gran differenza dal mio punto di vista. Corde e cordini fanno ovviamente anche parte dell'attrezzatura per il nostro riparo e comunque per le nostre costruzioni. Picchetti in inverno con una neve del genere, in generale con neve, sarà molto difficile mettere giù dei picchetti, o comunque c'è il terreno ghiacciato, e perciò col terreno ghiacciato, con una buona scelta di picchetti, ci riusciamo, ma è un po' difficile il giorno dopo toglierli di nuovo. Ci vuole a volte veramente un'impresa, può essere un'impresa, però perciò preferisco in qualche modo usare sempre sì, un piccolo pezzo di ramo, un piccolo pezzo di legno che dove avvolgiamo intorno il nostro cordino. Questo andiamo a metterlo nella neve, lo schiacciamo un po' e dopo un po' si ghiaccerà per bene ed è più facile togliere questo il giorno dopo. Allora, siamo ovviamente al dormire, alla notte, il setup o l'attrezzatura per dormire. Abbiamo il nostro posto, abbiamo i nostri indumenti ovviamente, abbiamo fatto il nostro setup per la notte e adesso ci prepariamo per dormire. Questo è il mio solito classico setup che è composto da tre cose.
tre oggetti. Uno è questa semplice stuoia, questa che tutti conoscono, che si mettono davanti alle macchine, e questa sotto, poi sopra un materassino. A mio parere una delle cose più importanti, forse il materassino in molti casi anche più importante del sacco a pelo. Ovviamente ci vuole un buon sacco a pelo, però col sacco a pelo ci sono dei trucchi o possiamo aiutarci per scaldare l'interno del sacco a pelo. Per sotto non ci sono trucchi. La maggior parte del freddo non arriva da sopra o dall'esterno come si potrebbe pensare, ma arriva, se non sbaglio, il 60%, forse ho detto una mega cavolata, adesso non so, però il 60% del freddo che sentiamo arriva da sotto, così anche in estate, dell'umidità del terreno, ok? Poi il sacco a pelo, questo è un Quechua, questo non è un tipico sacco a pelo invernale, va solo fino a 0 gradi, ma comunque anche fino a meno 5 questo va benissimo e l'ho usato. Quando diventa un po' più freddo, allora uso il mio solito Cumulus, un sacco a pelo a piuma, ok? Come detto, le ditte o le marche oggi non hanno importanza, voglio solo farvi vedere l'attrezzatura. Vabbè, non hanno importanza, però questo materassino lo uso ormai il terzo anno ed è veramente ottimo. Ci sono i video anche sui materassini, come ci sono i video sui sacchi a pelo anche. Qua due opzioni in più. Questa è un'altra stuoia tipo questa qua, solo che sotto, vabbè, è sempre un materiale impermeabile, ma è molto più larga come stuoia e sopra ha questo materiale in tipo pile. Sì, è un pile, è un materiale in stoffa, vabbè, questo è probabilmente roba sintetica, ma o forse neanche, vabbè, che è molto comoda e comunque è molto largo, così che se anche entra un po' di neve, con quel setup si deve sempre un po' fare attenzione che intorno non ci sia della neve che può entrare, cioè curare meglio il posto intorno. Ma comunque anche così ho dormito completamente nella neve, così e basta, senza niente sopra. Questo molto comodo, e quando fa veramente freddo o comunque ci sono un po' le condizioni meteo non ideali, magari anche come adesso che snevicchia un po', abbiamo la possibilità di usare questi sacchi bivacco. Allora, di questi sono molto molto soddisfatto. Questo adesso è un modello della Miltech che pensavo di prendere un po' una volta per provare, perché anche questi comunque costano un bel po'. Dopo anni questo non l'ho curato, non ho fatto niente, non l'ho mai impermeabilizzato di nuovo con cera o con altri metodi che esistono, e tuttora funziona da Dio. Nell'ultimo pernottamento con Ioni, io questo l'ho dato a Ioni, lui ha dormito con questo per terra, sul terreno. Ovviamente era un po' umido la mattina, ma ha fatto il suo lavoro. Più che altro qua comodo è ovviamente che questo, allora, all'interno di questo mettiamo il sacco a pelo. Come vedete, questo è tutto un materiale impermeabile, veramente resistente, robusto, che mettiamo all'esterno del nostro sacco a pelo, ci dà ulteriore ci aiuta ulteriormente a proteggerci dal freddo da fuori e mantenere un po' il caldo interno. Come con la tenda, non è che questo scalda, non è che aumenta la temperatura all'interno.
Quel lavoro lo facciamo in ogni caso sempre noi, come anche un sacco a pelo non scalda, ma è appunto anche il fatto di mantenere un po' quel calore che noi produciamo all'interno. Ok, questa è veramente un'ottima opzione quando diventa freddo, quando diventa il tempo, sì, dà un po' fastidio. Questo è molto comodo in inverno. Come questo. All'esterno esiste un inlet che si mette all'interno del sacco a pelo. A volte si legge o si vede che questo inlet è comodo in inverno. Personalmente lo volevo accennare perché molti lo accendono appunto per pernottamenti invernali non scalda. Ci sono magari quelli un po' tipo pile dove si ha l'impressione di avere calore in più, sono molto comodi ovviamente, ma gli inlet prevalentemente sono fatti per tipo igiene, non sporcare troppo l'interno del sacco a pelo, okay? Forse aiutano anche qualcosina come comodità e ti senti, se ti sembra di sentire un po' più caldo, forse anche psicologicamente, non lo so. E forse esistono anche dei modelli veramente buoni o sicuramente esistono che mantengono anche un po' il caldo, ma vabbè, io li ho provati anche quelli apposta invernali che costavano un bel po', non ho sentito differenza, non hanno fatto effetto, ma comunque volevo dire che esiste anche quello. Ora vediamo un po' cucinare e bere. Sul bere c'è poco da dire, io di solito porto una borraccia da 1 litro più o meno, poi porto una thermos, anche questa da 1 litro, questa l'avete visto sicuramente anche più volte, questa la riempio di solito già partendo con qualcosa di caldo. Cerco che ci sia sempre qualcosa di caldo in questa thermos in ogni caso. Poi se volete qualcosa per prepararvi anche il tè non è proprio necessario, ma fa parte un po' delle bevande e del bere. Se parliamo di bere e bevande, da me non manca mai tazzina e caffettiera. Lo so, è un po' lusso la caffettiera, però ci vuole la tazzina. Qua puoi scaldare delle uova, ci stanno pure 2 uova qua dentro, dei tè, roba che trovi in natura, cioè anche una tazzina in latta è estremamente comoda, importante, si può mettere direttamente sul fuoco, va benissimo. Ok, ovviamente stoviglie varie, questo classico setup che porto, una pentolina magari per arrostire, vabbè, verdure o qualcosa, o per una zuppetta poi questo, perché ho una maniglia molto comoda, questo è il set della Tatonka e questo il coperchio allo stesso tempo di questo pentolino è una pentola e niente. Questo è un mio setup molto usato, che mi piace molto, sono però anche buoni le pentole della Zebra, solo che non hanno questo comodo pentolino sopra, questa padella. Ok, ovviamente se parliamo del metodo di cucina, cucinare ci sono più opzioni e dobbiamo decidere quella che va bene per noi. Ci sono quelli che preferiscono usare l'alcol come tipo di cottura, poi ci sono le opzioni gas come questo fornelletto qua, che adesso ovviamente non esce perché è molto timido, ok? Fornelletto anche che uso già da molto tempo. Poi, vabbè, sul gas c'è da dire che magari d'inverno può fare dei scherzi. Qua esistono della Primus, adesso non so se esiste da altre ditte senza voler fare pubblicità. Questi hanno un winter gas, un gas apposta.
Ne parlo un po' in un video che ho fatto 2 anni fa, non mi ricordo neanche, ma ve lo linko sotto se volete. Questo gas è fatto apposta, ha una pressione diversa, un sistema per andare meglio in inverno, anche perché col freddo appunto queste bombolette gas possono fare dei brutti scherzi se ci fidiamo solo di questo. Ovviamente in inverno le posate, queste sono di plastica, non bello, però in inverno consiglio un po' roba. Ci abbiamo già ovviamente tanto metallo qua, però col freddo dobbiamo fare un po', non attenzione, ma a volte consiglio che roba in plastica o legno, ovviamente ancora meglio, meno fastidiosa, meno fredda, si appiccica di meno e anche lavare poi è meno faticoso che adesso roba in metallo. Questa è una piccola cosa a parte, ma non è importante. Vabbè, tutto quello che ci serve per cucinare spezie varie. Io ho il mio ben amato piccolo borsellino, questa borsa tracolla che diventa anche una tracolla, piccolo zaino, mio set cucina. Ho quasi tutto qua dentro, quello che serve per cucinare in teoria, dalla tazzina al gas, come vedete, anche luce, ad esempio, tutto in questo qua, come anche il nostro set per accendere il fuoco. Accendi fuoco, anche lì in inverno la scelta va a noi. L'accendino, ad esempio, ce l'ho da qualche parte, c'era un accendino. C'era da qualche parte. È il metodo di cui mi fido meno di tutti, non solo in estate, anche non solo in inverno, anche in estate, con l'umidità che c'è nell'aria. Boh, praticamente io non mi fido mai, o non uso quasi mai un accendino, un acciarino. L'attrezzo secondo me è più affidabile per accendere un fuoco. Poi se abbiamo l'esca giusta o procurarci un'esca nella natura non è cosa molto difficile se lo proviamo ogni tanto. Ok, una piccola retina è molto consigliabile, specialmente d'inverno quando queste pentoline sono sporche. Sì, è sicuramente importante avere qualcosa da mettere dentro queste pentoline. E anche quando sono sporchi poi per il trasporto. Inoltre a questo punto vorrei anche dire di non dimenticare mai magari un sacchetto o qualcosa per portarci dietro l'immondizia di nuovo il giorno dopo. Non dimentichiamolo e ovviamente non lasciamo in giro immondizia, anzi, se troviamo qualcosa portiamolo con noi a casa. Sì, ho parlato di gas, ho parlato di alcol come metodo di cottura e ovviamente anche il fuoco. Col fuoco c'è la possibilità di portare delle Bushbox, Blixada o della Bushcraft Essentials, come volete voi, o ci sono anche altre ditte, o ve la fate voi, è cosa molto semplice. E niente, sicuramente il metodo più interessante, bello, vabbè, a me è preferito sicuramente il fuoco per l'inverno. Ok, per fare fuoco c'è bisogno di legna, per fare legna a volte ci servono oggetti da taglio e qua ad esempio un coltello, un seghetto, questo è un seghetto, il gombo è della Silky che uso, c'ha già dei denti, due rotti, e lo uso tuttora. Non si sono rotti perché il seghetto fa schifo, si sono rotti perché io uso il seghetto in modi in cui non si dovrebbe usare il seghetto, ad esempio come martello a volte, colpa mia. E comunque funziona ancora, va ancora, ma se si vuole questo, con questi seghetti si può cambiare solo davanti la lama. Ottimi prodotti, qua esistono ditte diverse. Un seghetto fa comodo, questo adesso è un po' grande per l'inverno, magari ci serve ben qualcosa del genere. Ci sono i Victorinox Foresta che hanno un seghetto estremamente tagliente, robusto,
che non deve nascondersi per niente. Un coltello per qualche lavoretto fa sempre comodo. Questo adesso è un Ed Mahoney, un carino coltello da bushcraft che ho anche presentato. Non lo uso più spesso, ormai ho un bel po' di coltelli e magari l'un l'altro lo tralascio un po' a volte, però come detto non si tratta delle ditte o delle, dei nomi. Oggi volevo farvi vedere un oggetto da taglio come coltello. Porto di solito un Victorinox, ho anche sempre con me un piccolo multitool da taglio e appunto un seghetto. L'ascia, manca l'ascia, spesso tema di discussioni o vengo anche chiesto sull'ascia e la domanda anche frequente, io rispondo sempre allo stesso modo: l'ascia è comoda, pratica, lavori in modo sicuramente più veloce forse e risparmi anche un po' d'energia che con un seghetto, ma io la trovo molto pericolosa. Non mi piace usare l'ascia per attività bushcraft o outdoor, io uso l'ascia per lavorare nel bosco, proprio per lavorarci. E non sono boscaiolo, ma abbiamo un bosco di proprietà e perciò lì uso l'ascia, non è un giocattolo, diciamo così. E a parte questo mi dà fastidio il rumore, cioè quella quiete che c'è in un bosco, nel nostro accampamento, e quelle asce, niente, anche quello un po' mi dà fastidio. Preferisco il seghetto che portare un'ascia, ma ogni tanto la porto anch'io, quello sì. Ora si fa sempre più buio, nevica sempre di più, la telecamera diventa sempre più bianca, la mia reflex. C'è ancora un punto di cui volevo parlare, oggetti vari, attrezzatura varia, tra cui, cerchiamo di farlo un po' veloce, mi dispiace, ovviamente ciaspole e racchette, mettiamole assieme. Queste adesso magari non sono proprio le racchette ideali per l'inverno, anche se, perché no, si possono cambiare questi pezzi laggiù, è meglio... non so, il fondo largo qua, adesso non so come dire, queste sono più da trail running, molto leggere, per trekking estivo, però non è detto che non si possono usare d'inverno, però in inverno consiglio appunto qua la parte larga, tipo da racchette, da scio, appunto ciaspolate, eccetera. Questo modello Kai Kialla in carbonio, ok, racchette e ciaspole. Sulle ciaspole ho già fatto un video, ne ho già parlato un po', anche un po' sulla scelta delle ciaspole, ovviamente in inverno con un po' di neve. Qua adesso al momento siamo un po' a fondovalle, non c'è neanche tanta neve, ci saranno 30 cm, quest'anno è arrivata un po' tardi a valle, su nelle montagne più in alto ci sono 3-4 metri anche, c'è veramente tanta neve, lì hai bisogno di ciaspole per non sprofondare troppo. Sicuramente qualcosa che ci serve in inverno, e se vi interessa di più, come detto, c'è un video. Altro, luce, per la notte ci serve un po' di luce senz'altro. Una torcia fa sempre comodo, con un diffusore che avevo ben anche qua, è una cosa molto interessante. Un attimo, all'interno di una tenda o comunque quando ci accampiamo con qualche costruzione, un tale diffusore può rilevarsi carino, bello e anche romantico se volete, ma niente, una cavolata. Queste sono queste bottigliette di Actimel, ne esistono anche altre, non abbiamo fatto pubblicità per la Actimel, ma anche se l'ho detto due volte, ma niente, una cavolata molto carina questa di Andrea ancora, ok. E luce ci serve, è comodo
per la notte non dimentichiamo di portare qualcosa per il pernottamento. Se vi va anche una candela, perché no? O candele fai da te col cartone, come ho fatto vedere una volta. E vabbè, una torcia frontale o altre tipologie di torce che avete o che per voi vanno bene. Ho accennato le ghette già prima, le avevo appunto pensate adesso con l'attrezzatura varia, ma lasciamo le ghette lì dove le abbiamo pronunciate prima, nelle scarpe e abbigliamento, ok? Ghette sicuramente anche qualcosa che a volte fa comodo, io stesso le uso veramente, veramente raramente. Ok, in casi molto estremi, apparecchiatura Artva. Chiaro che in un posto così, sono in un bosco non lontano da una strada, conosco il posto, cioè qua non c'è pericolo di valanghe, non qua e non in altri posti dove vado spesso. In generale scelgo ovviamente dei posti che non siano pericolosi, se possibile, ma a volte si fanno anche delle uscite un po' più estreme, tra parentesi, o sci alpinismo con pernottamento, bivacco da qualche parte, e lì, se parliamo di inverno e vabbè, di pernottamenti, un attrezzo del genere salva la vita, ok? Però la scelta dei miei accampamenti, di dove vado, è veramente spesso anche, sì, sono influenzate dal fatto che non siano pericolose, ma volevo ovviamente dire che anche un attrezzo del genere è importante. Vorrei accennare gli occhiali da sole, perché in inverno a volte si sottovaluta il fatto che come riflette il sole nella neve. E più che in estate, in inverno, c'è bisogno degli occhiali da sole, specialmente poi in primavera, marzo, aprile, qua da noi gli inverni vanno fino ad aprile, dico sempre, almeno così piace a me. E anche crema solare, serve anche in inverno. E siamo alla crema solare, vabbè, magari un asciugamano, qualcosa un po' per l'igiene personale, spazzolino. Dentifricio, vabbè, io porto pochissima roba, ok? Non dimenticare quello e kit di primo soccorso. Questo è un po' un kit della Holthaus Medical, non so dove l'ho trovato questo. Comunque l'ho cambiato, ho tolto della roba e ho messo un po' cosa che sembrava utile a me, come anche delle vabbè, per purificare acqua e informazioni utili e varie per me stesso, e pinza un po' più decente, quelle pinze che troviamo spesso in questi kit valgono poco e niente. C'ho poca roba, non ho tanta roba in questi kit di primo soccorso. Vengo spesso chiesto anche se posso fare un video sui kit di primo soccorso. Non credo che lo farò mai perché non sono un infermiere, primo, e secondo, porto veramente poca roba e vi spaventerei a dire quello che porto, perché credo che più che qualche graffio, taglio, non dovrebbe succedere. Per tutto il resto, il nostro kit non ci aiuta, perché dovremmo chiedere soccorso, che è la cosa più importante. Perciò qualche cerotto, qualche cosa per coprirci o fare una benda al massimo, non ha senso portare dei kit di primo soccorso enormi, pieni di roba, se alla fine prima non sappiamo usarlo, e secondo, e in certe situazioni poi non ci resta nient'altro che chiamare aiuto. Quella lì trovo più importante, avere un cellulare per chiamare i soccorsi. Quello fa parte del kit di primo soccorso anche, purtroppo. Ok, speriamo non succeda mai niente. E basta. La pala.
Non ho parlato della pala. Questa è una pala di neve, ovviamente ogni tanto con tanta neve ci serve. E ci sono quelle estraibili che poi si bloccano con tanta neve. Se vogliamo fare anche delle costruzioni o ripararci in qualche modo, fare un muro o scavarci appunto dentro in qualche modo nella neve, queste sono ben importanti, sì. Un po' fastidiose portarle a volte, hanno una certa grandezza, un certo ingombro, quelle piccole pale che vedi a volte, un po' quelle, un po' sì, non so adesso come, forse da scout, militari, boh, non hanno molto senso in inverno. E se mai in inverno ci vuole una roba del genere, e un po' ingombranti da portare, dipende un po' dall'uscita, e lì c'è bisogno anche di questo. Tanta roba direte, spero di non aver tralasciato niente, probabilmente ho dimenticato qualcosa, e aggiungete, commentate sotto magari se voi trovate qualcosa essenziale o niente, commentate. Ditemi la vostra, sulla vostra attrezzatura, quello che portate voi. E niente, tanta roba come detto, ma in inverno se vogliamo goderci, e possiamo farlo, possiamo assolutamente anche goderci un pernottamento, un'uscita in inverno e non solo d'estate. Vabbè, io per chi mi conosce sa che preferisco 10 volte l'inverno che l'estate, è tutta un'altra atmosfera, tutta un'altra uscita, badando a certe cose e portando con noi attrezzatura adeguata alle uscite invernali, possiamo senz'altro goderci anche un'uscita invernale. E più volte in questo video avrete magari sentito o accennato altri video, in descrizione troverete oggi una serie di video, sicuramente andate in descrizione e troverete magari qualcosa che vi interessa un po' di più su certi prodotti, attrezzatura che ritengo essenziale o che ho appunto anche accennato oggi in questo video, dove le parlo un po' più in dettaglio se vi interessa. Come troverete anche un due video di uscite, di pernottamenti invernali, ad esempio c'è uno, vabbè, quello lo metterò sicuramente adesso qua su, ed è un pernottamento invernale che ho fatto con Fede con meno 17, 18, 19, c'erano quasi meno 20 gradi e l'attrezzatura che avevamo era questa qua, cioè quella che avete un po' visto oggi, completamente nella neve, c'era un sacco di neve, ha fatto il giorno prima mezzo metro di neve se non sbaglio, completamente nel nulla, e niente, e se sei attrezzato, se sei preparato, un'uscita del genere può essere veramente spettacolare, cosa che era. E vabbè, oltre al fatto di vari video che potrebbero interessarvi, una serie di video, troverete anche qualche prodotto ovviamente che vi ho fatto vedere oggi, e se avete domande chiedete. Direi che per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo video, alla prossima, ciao ciao ciao.